più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di giorno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cino d'amor. Ci siamo persi con Liberi TV perché siamo arrivati per la finale, però raccontaci come sono andate. Ma è stata una settimana bellissima sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista del lavoro. Abbiamo avuto una giuria fantastica, dei personaggi importantissimi, e abbiamo avuto tanti cantanti provenienti da oltre 25 nazioni del mondo. Giudicarli non è stato facilissimo, il livello era veramente molto alto. Ogni anno devo dire che il mio concorso sta assumendo delle vesti, diciamo, di importanza che mi gratificano molto, e tanti sarebbero potuti arrivare in finale, e poi però la finale è sempre una gara, e quindi in questo momento sono arrivati quelli che hanno trovato la miglior performance in tutti i sensi. Senti Lorenzo, secondo te hai studiato quanti sono i concorsi lirici di questa importanza in Italia? Sono parecchi, credo che ce ne saranno più di 40 concorsi lirici in Italia, molto importanti, diciamo, tutti si danno da fare per dare il proprio contributo al rinnovamento della cultura, specialmente lirica italiana, in una fase in cui sappiamo tutti quanti non vive un felice momento. Per cui credo che tutti questi organismi, queste associazioni, devono anche essere un po' aiutate dallo Stato. Non è necessario, diciamo, dare chissà che, però diciamo un piccolo contributo per poterli aiutare nelle loro imprese, perché non è facile. Senti Lorenzo, però questo è un concorso importante perché, tra l'altro, oltre a un premio in denaro c'è anche la possibilità di vincere dei ruoli, e quindi che forse è la cosa alla quale i ragazzi anelano maggiormente, proprio il ruolo, trovarsi in scena. Assolutamente sì, e da quest'anno l'Associazione Villaggio della Musica ha messo nel bando, nelle proprie produzioni, per affidare dei ruoli nella prossima produzione che è imminente. A dicembre faremo il Barbiere di Siviglia al Teatro Argentina di Roma e al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, e poi abbiamo messo anche in palio l'opera di Gianni Schicchi e di Suor Angelica che faremo a giugno dell'anno prossimo. In più, oltre ai premi in denaro, come giustamente lei diceva, abbiamo dei premi che anche degli importanti direttori artistici che sono in giuria sono in grado di dare. Perché? Perché noi abbiamo privilegiato la presenza di questi direttori, che poi sono quelli che cercano le voci e quindi poi sono quelli che gli danno da lavorare, che al di là del premio in denaro, che per carità è sempre importante, è quello che poi più loro si aspettano. Chiudiamo dicendo una cosa ai ragazzi direttamente prima dell'esito finale. In bocca al lupo a tutti, ricordatevi, come ha detto anche il nostro presidente, la signora Giuliana Casolla, che vincere un concorso poi non significa eventualmente fare carriera. Insomma, molti grandi professionisti, come anche la signora Casolla ci ha raccontato, non ha vinto i due concorsi a cui ha partecipato, però è una delle più grandi artiste mondiali, per cui tutti quanti avranno le loro possibilità. Grazie.